Buongiorno a tutti amici di Drive Zone Italia. Oggi finalmente direi al volante dell'Alfa Romeo Giulia quadrifoglio, equipaggiata con un bel V6 tutto italiano con angolo di 90 gradi, 510 cavalli e 600 Newton per metro di coppia. Ragazzi, sarà un video un po' diverso dal solito perché sul web trovate tantissimi test drive a bordo di Giulia quadrifoglio, di tutte le testate, di tutte le lingue. Quindi vorrei farmi con voi una chiacchierata su quello che è la Giulia, sul percorso che fino ad oggi ha fatto, su tutte le novità introdotte da questo nuovo aggiornamento 2020 e su quello che è in generale la dinamica del mezzo, unitamente all'esperienza di guida, al motore e a tutte le caratteristiche di questo gioiello tutto italiano. Prima di iniziare vorrei invitare tutti gli spettatori di questo video a lasciare un bel like qui sotto per far sì che il video giri per bene all'interno di YouTube Italia e venga visto dal maggior numero di persone possibili. Tutti sappiamo bene o male cos'è una Giulia, che in questo caso in motorizzazione quadrifoglio va a scontrarsi direttamente con le varie M3 e indirettamente anche M4, classe C, 63 MG e tutte le berline con questi volumi, con questi spazi pepate e pompate nelle motorizzazioni. Giulia quadrifoglio che è stata tanto criticata, è stata tanto chiacchierata, come spesso succede quando in Italia arriva un nuovo prodotto, è abbastanza normale che gli stessi italiani vadano, anziché a vedere tutti i punti salienti, tutti i punti positivi dell'auto, ad evidenziarne in generale i difetti. E così è stato anche per la Giulia e Stelvio in generale. Trovate la prova della Stelvio quadrifoglio già presente sul canale, ma mi mancava appunto un'esperienza di guida fatta a bordo di Giulia, perché dopo le varie appunto critiche fatte nei mesi passati, questo aggiornamento 2020 introduce quelle che sono delle argomentazioni e delle migliorie che sono l'unica cosa secondo me che possono essere in minor parte contestate a quest'auto. Contestate perché alcuni hanno detto che non è al passo dei competitors tedeschi, non è al passo dei tempi. In realtà questo nuovo aggiornamento introduce una nuova forma per il volante che secondo me era già perfetto anche sulla passata versione. Presenta un pomello del cambio rivestito anziché in plastica, rivestito in pelle. Presenta un nuovo selettore per il controllo dell'infotainment che anche secondo me aveva bisogno di essere aggiornato con dei materiali più di qualità, e così è stato fatto ed è ottimo nell'utilizzo. Presenta un nuovo display da 8,8 pollici che è fatto girare da un nuovo software che supporta la possibilità di essere controllato sia via touch sullo schermo sia appunto attraverso il rotore posto sul tunnel centrale. Oltre a questo arrivano tutti gli ADAS del caso, dal cruise control adattivo al line assist, alla frenata d'emergenza automatica, il sensore per dirvi quando sopraggiunge un'automobile nell'angolo cieco, posto con un bel triangolino che si illumina nello specchietto retrovisore laterale. Insomma, tutto quello che un'automobile di questo tipo può volere nel 2020. E la mia domanda è: ma ragazzi, veramente ancora la state criticando? Quando, a differenza di una tedesca, personalmente faccio fatica a trovare qualcosa che non sia al passo con i tempi. Va bene, frontalmente non troviamo un display digitale, ma è quello il problema? Troviamo ancora delle lancettine che tra l'altro funzionano benissimo. E come sappiamo, in perfetto stile italiano, tutto questo tripudio di tasti, rotelle e leve non fanno una plancia particolarmente pulita, ma è sempre stato così in Italia. Andate a vedervi le plance di Maserati, andate a vedervi fino a qualche tempo fa tutto il costruito Ferrari all'interno delle proprie auto. Per assurdo, andate a vedervi una Pagani Zonda, una Pagani Huayra all'interno, quanti bottoni, bottoncini, levette. Questo è il nostro stile. Perché criticarla per lo stile degli interni? O meglio, la domanda è: che cosa avreste cambiato in questa Giulia per far sì che nessuno possa più dire non è al passo del mercato tedesco? Ragazzi, qui c'è tutto, la qualità è ottima, l'elettronica funziona molto bene. Probabilmente vi siete fatti ingannare dai LED che non ci sono all'interno dell'auto, perché come sappiamo in casa tedesca il colpo d'occhio è fondamentale. Qui il colpo d'occhio è assolutamente sportivo, ma senza un effetto particolarmente wow. Nella versione quadrifoglio sicuramente il carbonio all'interno la fa da padrone e dà un tocco in più a quello che è l'automobile. Per quanto mi riguarda, internamente c'è tutto quello che serve e non ho sentito la mancanza di assolutamente nulla a bordo. Questo è quello che può essere ancora discusso
a bordo della Giulia Quadrifoglio, ma passiamo a quello che non può essere discusso a bordo della Giulia Quadrifoglio. Partendo da quello che è la linea estetica, che secondo me è assolutamente eccezionale, nuove colorazioni per le versioni 2020, degno di nota sicuramente il verde Montreal, mentre oggi l'esemplare della mia prova è equipaggiato con questo Ocra GT Junior, che cambia di colorazione in base alla situazione climatica in cui vi trovate e ha un'estetica particolarmente cafona, che a me piace davvero tanto. Cafona, ma con un qualcosa di ancora italiano, con una classe che resta quella italiana. Pensate per esempio all'ultima M4, che non ho ancora provato. Sul web girano alcune immagini dell'M4 equipaggiata con tutto il pacchetto di optional, diciamo, della serie speciale. Quella è un'estetica cafona, punto e basta. Qui in generale abbiamo un'auto arrogante, sì, ma arrogante il giusto, perché mantiene comunque una linea piacevole e di classe tutta italiana. In strada vedo davvero davvero tante Giulia, sicuramente quasi tutte equipaggiate con le motorizzazioni gasolio, che l'hanno fatta come sempre da padrona nel mercato. Qualcuno si è tolto qualche sfizio acquistando una Giulia veloce equipaggiata con il 2000 turbo benzina da 280 cavalli, motorizzazione che ho provato sulla Stelvio veloce, trovate il video sul canale, ma vi dirò che, come ho detto anche nel video della Stelvio, c'è davvero un abisso tra l'esperienza di guida di una Giulia veloce rispetto a questa Quadrifoglio. Quadrifoglio equipaggiata con questo bel motorone che tutti ben conosciamo, ingegnerizzato dal signor Gianluca Pivetti, che ha fatto un'esperienza in Ferrari ed è arrivato in Alfa Romeo traslando tutta quella che è la sua conoscenza e portandola alla costruzione di questo motore Alfa Romeo. Motore 2.9 da 510 cavalli, costruito in alluminio per tenere bassi i pesi generali dell'auto. Stiamo parlando di un'auto che per questo segmento pesa il giusto, siamo poco oltre i 1500 kg dichiarati da Alfa Romeo. Motore che è assolutamente un capolavoro nell'utilizzo, sia nell'erogazione, sia nell'elasticità, nelle vibrazioni. Può anche andare a tre cilindri, questo per tenere basse le emissioni e bassi i consumi per quanto possibile. Stiamo comunque parlando di un'automobile che in media, utilizzandola bene, vi porta a consumare non di meno di 8 km al litro. Quando andate in giro a fare i matti, si arriva tranquillamente a 2-3 km al litro, ma è la normalità per questo tipo di auto. Un motore che è assolutamente una libidine, perché va ad incastrarsi con tutte le altre parti meccaniche e tecnologiche che in Alfa Romeo hanno strutturato e hanno ottimizzato per avere un'esperienza di guida al top dei top. Ragazzi, per le automobili che io ho provato, non ci sono tedesche, non c'è niente di nessun tipo che riesca ad avvicinare l'esperienza di guida che una Giulia Quadrifoglio può offrire. La cosa che già mi è piaciuta appena salito a bordo, che è un'auto comoda, può essere utilizzata tutti i giorni, a differenza per esempio di un M4 che è un pochino più rigida. Partendo da quello che è la posizione di guida, assolutamente azzeccata, si guida quasi con le gambe distese. Nota di merito ai tecnici Alfa Romeo che hanno messo il freno sulla mezzeria del volante, quindi un freno centrale, potete frenare tranquillamente anche di sinistro. Parlando di freni, la mia vettura è equipaggiata con il top degli impianti frenanti, 6 pompanti davanti, 4 pompanti dietro, impianto con dischi in carboceramica. Quando sono caldi vi staccano la faccia dalla testa, frena davvero tantissimo e con una modulabilità che è ottima. Chiaramente, come tutti i carboceramici, ha bisogno di essere scaldato per riuscire ad essere omogeneo e piacevole nell'utilizzo. Passando poi a quello che è il 50% nella guida di un'automobile sportiva, uno sterzo che è telepatico, uno sterzo eccezionale, va via via indurendosi e diventando più preciso man mano che si cambiano le modalità di guida con il selettore e che la velocità aumenta. Lo sterzo è fantastico non solo per la risposta che ha, ma anche per il tipo di volante che hanno voluto disegnare in Alfa Romeo, un volante bello compatto, della giusta dimensione in generale come diametro, ma della giusta dimensione anche sull'impugnatura. Questo sterzo, che è sicuramente il migliore in categoria andando a dialogare con un assetto unico nel suo genere, composto da sospensione anteriore a doppio braccio oscillante posteriore multilink 4 leve e mezzo, unitamente alla rigidità torsionale del telaio, ne fanno una lama da tutti i contesti. È incredibile quanto l'anteriore sia veloce e preciso, pochissimo sottosterzo solo sono andato a provocare. Riesce ad avere la rapidità quasi di un'automobile con motore centrale, che solitamente ha questo tipo di risposta anteriormente. Esperienze di guida dinamica al top in categoria. La Giulia Quadrifoglio, una volta che l'avrete provata, sarà il vostro riferimento una volta che andrete a provare anche altri modelli di altre case. Per farvi capire quanto è sensibile l'assetto, vi dico un particolare un po' macabro. In strada spesso si trovano animaletti schiacciati, ahimè. Vi dirò che con le ruote, passando sopra a uno di quei poveri animaletti presenti in strada, chiaramente già deceduto, è sensibilmente percettibile sullo sterzo l'ingombro
del corpo dell'animale sulla strada. Si sente nello sterzo, si sente nel telaio, si sente nel sedile. È ultra sensibile. È il mezzo più incredibile che ad oggi ci sia sul mercato, chiaramente parlando di questo schema meccanico, di questo ingombro e di queste dimensioni. Non la sto paragonando a una 488 pista, non la sto paragonando a una 765 LT di McLaren, quello è ovvio e penso sia chiaro per tutti. Parlando invece di quello che è la trazione, che in questo caso è solo posteriore a differenza della Stelvio, vi dirò che la Giulia in generale è un'auto parecchio più impegnativa di una Stelvio. La Stelvio comunque vi salva sempre perché dà la precedenza al posteriore, ma in caso di bisogno attiva subito l'anteriore. In questo caso troviamo una sola trazione posteriore che non è andata troppo d'accordo con le temperature di questi giorni, con i 12 giorni su 15 di pioggia che ho dovuto subirmi durante il test drive. Non è andata troppo d'accordo con l'asfalto scivoloso, non è andata troppo d'accordo con le gomme invernali, seppur ottime gomme invernali presenti sul mio esemplare. Le modalità di guida in A, N e D presentano un'impostazione sempre più sportiva, arrivando alla D che è la più sportiva, ma con i controlli sempre attivi. Se invece vogliamo andare a provocare la Giulia e a liberare quel gran pezzo di scarico che si trova al posteriore con quattro terminali in carbonio siglato e marchiato Akrapovic, o Akrapovic, chiamatelo come volete, che va a togliere peso ed aggiungere anche qualche cavallo, per riuscire a liberarlo al meglio dovete per forza mettere la macchina in modalità race. In modalità race il suono è assolutamente eccezionale per essere un 6 cilindri chiaramente biturbo. Vere e proprie esplosioni in fase di cambiata, la sonorità è eccezionale. Questo però vi porta a guidare un'automobile a trazione posteriore con queste condizioni climatiche che risulta essere abbastanza impegnativa. La forza della Giulia è quella di essere sempre estremamente, estremamente comunicativa, nonostante la rabbia, nonostante la furia, nonostante l'erogazione demoniaca, è sempre assolutamente comunicativa. Questo certo se fate anche voi le cose con la testa. Qui i 600 Nm per metro arrivano a 2000 giri e vi sparano il posteriore in tutte le direzioni. Ma come vi ho detto, un'esperienza unica, estremamente comunicativa, estremamente divertente e piacevole da utilizzare. Signori miei, è un capolavoro, non c'è niente da dire. Davvero, dal punto di vista della guida, è ineccepibile. Per quello che mi riguarda, auto che può essere usata tranquillamente come daily car e mezzo da utilizzare anche su strade un po' più sconnesse del sopportabile tutti i giorni della vostra vita. Alfa Romeo, complimenti, avete fatto un capolavoro. Esemplare della mia prova, un prezzo di partenza di 90.000 euro, ma se ci sommiamo l'impianto frenante in carboceramica, lo scarico e altri piccoli gingilli presenti a bordo, si va chiaramente oltre i 100.000 euro. Ma facendo mente locale un po' anche sugli ultimi SUV portati sul canale, vi dirò che l'Audi Q8 che ho portato ultimamente passava i 100.000 euro, la BMW X5 che ho portato ultimamente passava i 100.000 euro, la GLE si avvicinava ai 100.000 euro. Questo facendo confronti con dei SUV che certo non c'entrano niente con questo, ma visto che in giro ne vedo tantissimi, faccio un confronto tra quelli che effettivamente spendono 100.000 euro per un SUV e quelli che potrebbero spendere 100.000 euro per un tipo di auto come questa. Il problema di base è che in generale sempre meno persone riescono a capire che cos'è il piacere di guida, che cosa si intende per piacere di guida, e sempre meno persone ne sono affascinate e ne sono interessate. Chiaramente qui ci sono anche dei costi di mantenimento, parlando di assicurazione, bollo e super bollo, che sono più alti rispetto a un SUV con un 3.000 gasolio. Se dovessi trovare qualche difetto, probabilmente il sistema di infotainment, per chi è ultra attento ai sistemi di infotainment, non è rapidissimo, non è super intuitivo nell'utilizzo, non è un mostro di software. Forse, come fatto anche nel video della Stelvio, potrei muovere una critica ai fari, ai proiettori anteriori che sono ancora allo xeno, non tanto per quello che è la loro funzionalità, perché sono fari che funzionano davvero bene con abbagliante automatico e in più seguono le curve, quindi la luce è garantita. Qui sicuramente dei fari a LED sarebbero stati necessari più che per la visibilità effettiva, per dimostrare
dimostrare che anche Alfa Romeo a livello tecnologico è sempre sul pezzo, è sempre in evoluzione. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se c'è qualche possessore di Stelvio o Giulio Quadrifoglio, lasci un feedback qui sotto in modo che tutti possano leggerlo e apprezzarne o insultarlo per quanto detto. Noi ci vediamo nella prossima prova su strada, nel prossimo video, nel prossimo test drive. Ciao ragazzi!